Tra poco partiamo con una nuova edizione del nostro TG, quella di lunedì 23 settembre. La notizia più triste, quella che non avremmo mai voluto dare, la morte di Silvio Carcaterra, che tanto si è battuto per il miglioramento di un polo oncologico sull'isola, per la verità abbastanza carente in termini di apparecchiature. Oggi l'ultimo saluto, la speranza è che chi di competenza prosegua la sua battaglia. E poi la cronaca tra un'auto che si ribalta in via Oneso tra Casamicciola e l'Acquameno, per fortuna senza conseguenze di rilievo per l'occupante. E poi anche una bella notizia, Melissa Sipola, l'ex comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, al comando del reparto operativo di Caserta. È la prima donna in Italia, una bella soddisfazione anche per la nostra isola. Procida, la minoranza torna a far parlare di capitale della cultura, scopriremo il perché, poi tanta cultura, tanta società, in particolare con l'arte orafa di Giovan Giuseppe Lanfreschi in mostra ai Giardini Lavino. La pagina sportiva, domenica nera, le ha prese l'Ischia, le ha prese anche il Forio. A proposito, lunedì 23 settembre, quindi questa sera per chi ci guarda di lunedì, al via il nostro nuovo format sportivo, Nuvola Sport. Valerio Pero e i suoi ospiti, con tanti filmati, interviste e commenti, vi terranno compagnia a partire da questa settimana sul canale 80 del digitale terrestre, sul quale noi torniamo con il TG Live tra 180 secondi esatti. Devi ricordarti di munirti sempre di casse d'acqua, averle sempre in casa, fare i conti con la plastica da smaltire. Non credi sia arrivato il momento di dire basta a tutto questo e semplificarti la vita? Se anche tu sei alla ricerca di un distributore di acqua, allora rivolgiti alla Ecomerid, azienda leader nel trattamento delle acque. La migliore soluzione per erogatori d'acqua, naturale, fredda e anche frizzante, adesso è anche a Ischia. Ti aiuteremo a risparmiare tempo, denaro e a tutelare l'ambiente. Ecomerid è concessionario Caligan per Ischia e Procida e fornisce erogatori con garanzia di 3 anni. E poi, assistenza e ricambi direttamente sul posto, senza attese e intermediari. Scopri le nostre proposte e contattaci per una consulenza gratuita per case, strutture ricettive e uffici. Chiama subito per un appuntamento. Ecomerid, da 35 anni vicino agli ischitani. La nostra garanzia è la nostra storia. Pasticceria Buono, la casa delle dolcezze. Un babà che è ormai un marchio di fabbrica, il vero cornetto ischitano. Semifreddi, gelateria artigianale, pasticceria e piccola pasticceria. Solo da noi trovi la pastiera cresciuta. Disponibili anche con catering per piccole cerimonie. E per la nostra clientela ci facciamo in 3. Siamo a Ischia, in via Acquedotto e via Antonio Sogliuzzo. E adesso anche a Forio, nel nuovo punto vendita di via Castellaccio. Pasticceria Buono. Buono, per davvero! Caffè? Per l'installazione di distributori automatici, non affidarti al caso. Scegli professionalità e qualità. Affidati a Maior Service. Pensiamo a tutto noi. Servizio e assistenza, gestione, manutenzione, pulizia, rifornimento ed eventuali riparazioni garantite in 24 ore. Serviamo privati, fabbriche, uffici, aziende, istituti scolastici, strutture sportive. Che cosa aspetti? Contattaci al numero 081 5309 629 o attraverso il sito distributoriautomaticinapoli.it e verremo da te per scegliere insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze. Maior Service, da oltre 20 anni distributori di qualità. Hai mai pensato a quanto potresti risparmiare con un impianto fotovoltaico? I nostri clienti, in ogni angolo dell'isola di Ischia, l'hanno fatto e hanno ridotto drasticamente i costi delle loro bollette energetiche. Ci prendiamo cura di tutto noi, dalle pratiche per farti ottenere i bonus statali all'installazione e manutenzione degli impianti. Contattaci oggi stesso allo 081 99 7320 per una consulenza gratuita. Investi con Nibbio sull'energia solare e illumina il tuo futuro.
scarica l'app di Nuvola TV. Resta sempre aggiornato con le ultime edizioni video, le news e le dirette live. Resta collegato con la TV dell'Isola d'Ischia. Ciao Silvio, adesso tocca a noi. Si è spento dopo una lunga malattia Silvio Carcaterra. Stamane l'ultimo saluto. Si è a lungo battuto per il rafforzamento del polo oncologico sull'isola, ottenendo anche una mozione votata all'unanimità in consiglio regionale. La speranza adesso è che la politica continui la sua lotta. Procida Capitale non finisce mai. In un'interrogazione i consiglieri di minoranza chiedono di conoscere come sono stati investiti i fondi ottenuti per l'investitura del 2022. Nel mirino soprattutto le recenti dichiarazioni sull'isola di De Luca, che ha parlato di stanziamenti pari a 15 milioni di euro. L'arte orafa per celebrare la storia di Ischia. Ai Giardini Ravino di Forio inaugurata la mostra Folia, cura di Giovan Giuseppe Lanfreschi. A Nuvola TV l'artista orafo sottolinea il senso dell'appuntamento che celebra le origini della nostra isola. Il pallone è una domenica nera. In Serie D, giornata da dimenticare per Ischia, travolta 4-0 a Francavilla dalla capolista del girone. In eccellenza il Real Forio si arrende al Nola, che si impone con un gol per tempo. Lunedì sera e martedì pomeriggio in replica, appuntamento con il nuovo programma di informazione sportiva Nuvola Sport. Un cordiale saluto ai telespettatori di Nuvola TV, benvenuti all'edizione di lunedì 23 settembre del nostro TG. Una notizia giunta davvero pochi minuti fa in redazione: qualche disagio al traffico nella zona di Lacquameno, precisamente nell'area dove insiste il museo archeologico di Villa Arbusto, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e due mezzi a due ruote. Vedete qui alcune foto, possiamo subito tranquillizzare tutti, visto che tra l'altro poi le nostre strade ultimamente, negli ultimi anni, pericolose lo sono state per davvero. Non ci sono grossi danni a persone. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Ovviamente la circolazione veicolare risulta rallentata e non potrebbe essere diversamente. Si sono svolti questa mattina a Ischia i funerali di Silvio Carcaterra, stroncato da una lunga malattia, durante la quale però si è sempre battuto come un leone per rivendicare sacrosanti diritti della comunità isolana ed in particolare dei pazienti oncologici. Noi vogliamo ricordarlo così. Gli ultimi anni della sua vita li ha spesi a lottare per una causa non soltanto sua, ma che interessava tutta la comunità isolana: il potenziamento del polo oncologico a Ischia, per far sì che lo stesso fosse finalmente dotato di apparecchiature in grado di evitare snervanti viaggi in terraferma da parte di pazienti spesso logorati e indeboliti da una serie di cure e trattamenti. Ecco perché Silvio Carcaterra era diventato per tutti una sorta di icona, un punto di riferimento, un modello da emulare in una società dove troppo spesso l'egoismo soppianta tutto e tutti. Quando alle prime luci dell'alba di domenica è iniziata a circolare, anche se non soprattutto sui social, che in casi del genere fanno da cassa di risonanza, la notizia della sua scomparsa, l'isola è rimasta di fatto raggelata. I messaggi di cordoglio si sono sprecati. Il ricordo tracciato da tanti amici e semplici conoscenti ha descritto come meglio non si poteva la figura di Silvio, che negli ultimi anni ha lottato contro tutto e contro tutti come un leone, in particolare contro una malattia che ha voluto togliersi lo sfizio di prendersi l'ultima parola, che però potrebbe non essere stata l'ultima. Silvio Carcaterra deve continuare a vivere dopo l'approvazione all'unanimità di una mozione in consiglio regionale proprio per il potenziamento del polo oncologico. Spetta ai sindaci e alla politica locale continuare a battersi per ottenere quello che il nostro amato concittadino si era prefissato. Solo così il suo sacrificio e i suoi sacrifici non risulteranno vani.
Ancora le più sincere condoglianze ai familiari da parte di tutti noi di Nuvola TV e che insomma siano fieri di aver avuto accanto un uomo come Silvio. Paura in via Oneso tra Casamicciola Terme e l'Acquameno. Un'auto alla cui guida c'era una donna del posto si è ribaltata mentre percorreva in salita la stessa stradina che poi sbuca nella zona casamicciolese di Larita. Da chiarire anche le cause e la dinamica dell'incidente, dal momento che soprattutto la macchina, come detto, percorreva la strada in salita, una ricostruzione farebbe pensare al fatto che la conducente potrebbe aver urtato la pietra di una parracina, l'urto avrebbe fatto sbandare l'auto che poi si sarebbe capovolta. Per fortuna la conducente stessa non ha riportato conseguenze, è stata immediatamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli, fortunatamente in stato di shock e solo per motivi precauzionali. La strada è stata chiusa ovviamente per consentire tutte le operazioni, sul posto i vigili urbani di Casamicciola e l'Acquameno. È al comando provinciale dei carabinieri di Caserta la prima volta in Italia di una donna a capo di un reparto operativo ed è una bella notizia anche per la nostra isola, perché si tratta, la vedete in questa immagine, del colonnello Melissa Sipala che, come ricorderete, è stata anche comandante della compagnia dei carabinieri di Ischia. La Sipala è stata presentata questa mattina al comando provinciale dell'arma in via Laviano a Caserta dal comandante Manuel Scarso. Il tenente colonnello Sipala si occuperà delle rischiose e complesse indagini sui clan di Camorra, interloquendo direttamente con la direzione distrettuale antimafia di Napoli. Con la Sipala sono stati presentati anche altri 4 comandanti di altrettante compagnie, su 10 in totale, dislocate sul territorio. In bocca al lupo dunque al colonnello, che sicuramente saprà farsi valere anche in questo incarico abbastanza delicato. Noi da Caserta ritorniamo sull'isola, non quella di Ischia però, la vicina Procida, dove si ritorna a parlare di Procida, capitale della cultura, e a smuovere le acque sono i consiglieri di minoranza. Vediamo come. Procida, capitale della cultura, ormai è il passato, ma certe polemiche invece continuano a rappresentare un presente caratterizzato da ombre e sospetti. Dubbi e interrogativi che sull'isola di Arturo vengono sollevati dal gruppo consiliare di minoranza Procida per Tutti, che ha indirizzato un'interrogazione al sindaco Dino Ambrosino, al presidente del consiglio comunale Giovanni Villani. Obiettivo: ottenere chiarimenti sulle modalità con cui sono stati utilizzati i fondi pubblici ottenuti dopo essere stati insigniti del riconoscimento di Capitale della Cultura 2022. Nell'interpellanza i firmatari ricordano che più volte è stata sollevata la positività dell'esposizione mediatica dell'isola, cui ha fatto da contraltare una modesta organizzazione dei programmi accompagnata da una testuale rilevante esclusione della realtà procidana. Poi i 4 consiglieri ribadiscono di aver già richiesto in diverse circostanze di ottenere dall'amministrazione in carica i rendiconti delle spese effettuate, ricevendo risposte definite al limite dell'educazione civica e istituzionale. Ancora rimarcano come il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, proprio intervenendo a Procida un paio di settimane or sono, abbia con sprezzante sincerità ricordato al sindaco, si legge sempre nell'interrogazione, che la Regione ha esborsato 15 milioni di euro per tale manifestazione e che a tale somma va aggiunto l'ulteriore stanziamento di 1 milione da parte del Ministero della Cultura. Da qui le richieste contenute nell'interrogazione con gli esponenti di minoranza che chiedono di entrare in possesso di una documentazione completa ed esaustiva. Francesca Archibugi, sceneggiatrice e regista della storia tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, riceve al Procida Hall dal sindaco Dino Ambrosino e dall'assessore Michele Assante dell'Eccese il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, 37esima edizione, sezione Settima Arte, una sezione nata in sinergia con il Procida Film Festival di Geppino Borgogna, patron instancabile e appassionato di questa manifestazione. L'amministrazione comunale rivolge poi un grazie anche a Gea Finelli e Mimmo Aiello per aver curato i rapporti con la regista affinché ritornasse sull'isola dopo molti anni di assenza.
Grande successo ai Giardini Ravino a Forio per l'inaugurazione della mostra Folia dell'artista orafo Gian Giuseppe Lanfreschi a cura della dottoressa Mariangela Catuogno, direttrice delle attività culturali degli splendidi Giardini Foriani. Plasmare i metalli è arte antichissima e sull'isola d'Ischia trova attestazioni storiche, addirittura, pensate un po', tra le più antiche in Italia, grazie agli Eubei narrati da Omero che fondarono l'antica Pitecussaia. Ai nostri microfoni proprio l'artista orafo Gian Giuseppe Lanfreschi sottolinea il senso di questa mostra che tra l'altro celebra, come detto, anche quelle che sono le origini della nostra isola. Gian Giuseppe Lanfreschi, si inaugura Folia, questa mostra di arte orafa che celebra anche un po' la storia della famiglia Lanfreschi. Sì, un po' tutto parte dai nostri giardini e dal rendere omaggio alla nostra isola che ci ha dato tanto e noi in cambio gli stiamo dando molto poco, quindi è un po' un omaggio alla nostra isola, a dare un prodotto tipico della nostra isola un po' diverso, non parlare sempre delle solite cose scontate, ma un discorso che celebra realmente le nostre origini. Noi veniamo dalla terra. Celebriamo il vino che l'hanno portato i Greci ad Ischia, celebriamo la mostera che dobbiamo, diciamo, per la quale dobbiamo ringraziare John Locke, che dà il nome a questa nostra collezione. C'è la calla, ci sono le camelie, non tutte portate da John Locke ovviamente, ma Locke per noi è uno di famiglia, visto che è presente quasi in tutti gli angoli della nostra casa. Ecco, con questo, dicevo, si celebra anche l'arte orafa della vostra famiglia. Da quanti anni? Mio padre ha iniziato nel 40 e, diciamo, lui è stato un po' il pioniere della nostra famiglia. Lui realizzava orologi a mano, quindi nonostante sia stato un orologiaio, ma era un artigiano dell'orologeria. E mi ha sempre trasmesso questa passione per il plasmare la materia. A lui era un discorso molto più di precisione, di meticolosità, di orecchio, a me più di occhio, ma siamo lì. Infatti mio padre è stato un grande aiuto, non solo morale, ma anche diciamo manuale in laboratorio. Ed è riuscito, con l'aiuto di mia madre, che hanno creato loro questa, hanno avviato loro questa azienda di famiglia, sono riusciti a plasmare quest'amore anche a noi figli, e noi speriamo di ricambiare un po' tutto quello che abbiamo ricevuto. Ecco, al Borgo di Schiaponte voi siete un punto di riferimento, perché è lì che nasce la storia dei Lanfreschi, e la vostra arte orafa si rifà anche al simbolo poi della nostra isola, che è il Castello Aragonese. E certo, il castello non può mancare, ognuno di noi ad Ischia ha la sua visione del castello. Io, diciamo, ho una visione che porto sempre con me, questo è un oggetto che ho confezionato, si dice, ma ho realizzato 1986, 85-86, poi con Felice ci siamo dati, come dicevo prima, raccontavo, due amici, due matti che hanno iniziato a plasmare la materia, ci siamo divertiti e abbiamo realizzato un'altra versione del castello. Però poi da lì siamo arrivati a lavorare su delle linee che rappresentano un po' la nostra natura. Parliamo di mare come parliamo di terra, e quindi noi gratifichiamo un po' il nostro territorio, così per gioco, per scherzo, e poi a negozio ci divertiamo a raccontarlo. Mia madre e mia sorella si divertono un po' più di noi a raccontarlo. Il comune di Lacquameno rende noto che la Santa Messa in suffragio di Angelo Rizzoli, a 54 anni dalla sua scomparsa, inserita nella seconda edizione del programma di appuntamenti omaggio ad Angelo Rizzoli, prevista per martedì 24 settembre alle ore 18 a Villa Arbusto, è stata rinviata
a data da destinarsi a causa di problemi tecnici. Domani sempre all'Acquameno, martedì 24 settembre, in piazza Santa Restituta alle ore 21:30 si terrà il concerto classico napoletano a cura del gruppo vocale strumentale La Ghironda con la direzione artistica del maestro Carmine Pacera, con la partecipazione del tenore Nazareno D'Arzillo e del soprano Carolina Silvestri, accompagnati al piano dal maestro Ivan Gira. La partecipazione all'evento è a titolo gratuito, dunque appuntamento dalle 21:30 in piazza Santa Restituta. Adesso apriamo la nostra pagina sportiva, una pagina caratterizzata ovviamente da una domenica, come ormai saprete tutti, decisamente negativa per le isolane. Hanno perso sia l'Ischia in Serie D che il Forio in Eccellenza. Andiamo con ordine però, partiamo dall'Ischia che è crollata davvero contro il Francavilla, è arrivato un 4-0, pesantissimo, la sintesi del match. La Virtus Francavilla consolida il primato, rifila 4 gol all'Ischia e prosegue il proprio percorso in campionato a punteggio pieno con 3 vittorie in altrettante giornate, 0 gol subiti. Ginestra cambia 2 interpreti rispetto alla gara vinta a Francavilla Insigni, Cevers tra i pali al posto dell'indisponibile Bertini e Jonai per Mbaye. La carrellata delle occasioni da gol si apre al 7° minuto con Costantino che fa correre sulla fascia Pinto, pallone poi al limite dell'area per Sosa la cui conclusione non inquadra il bersaglio. 2 minuti dopo però la Virtus rompe l'equilibrio con la zampata vincente di Taurino sugli sviluppi di un calcio piazzato erroraccio di Zandri che non riesce a trattenere la sfera su una conclusione abbastanza innocua e sulla quale si avventa il numero 10 biancazzurro che da pochi passi trova il terzo gol in campionato. Al 12° altro pasticcio del portiere classe 2006 dei Campani che sbaglia i tempi dell'uscita, Sosa lo anticipa e a porta vuota da posizione defilata colpisce il palo. Al 28° dopo una fase di sostanziale equilibrio Marco Nato sfiora il raddoppio, pallone recuperato sulla tre quarti e tentativo da fuori che, deviato, sfiora il palo alla destra di Zandri. Al 32° ancora Francavilla pericoloso sugli sviluppi del corner, svetta su tutti Lanzolla che di testa non trova di poco la porta e il primo gol personale. Al 37° altro tentativo di Marco Nato a porta semivuota, pallone alto. Pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, fuori Jonai dentro Sisai per dare maggiore fisicità in mediana e al 6° proprio il neoentrato recupera un pallone sulla tre quarti e attiva Sosa che con un passaggio orizzontale pesca dalla parte opposta del campo taurino. Il capocannoniere della squadra, tu per tu con Zandri, non sbaglia e firma il 2-0. Al 10° botta da fuori di Sosa che impegna un intervento in volo Zandri. Al 28° dopo uno stop di qualche minuto a causa di un malore sugli spalti, la Virtus chiude la gara con il terzo gol. Sosa, con l'istinto del vero centravanti, devia la sfera in porta e pochi secondi dopo concede pure il bis sfruttando l'ennesimo errore di giornata del portiere campano Zandri. L'argentino sale così a quota 3 centri in campionato. Poco dopo Ginestra gli concede il pasillo d'onor schierando per il quarto d'ora finale a Righini, in cui però succede poco e nulla e il Francavilla blinda l'ennesimo trionfo di una partenza spettacolare. A fine gara naturalmente stati d'animo contrapposti, ecco le impressioni dei due allenatori, Ginestra da una parte, Corino dall'altra. Quest'anno gli auspici sono decisamente diversi rispetto allo scorso anno, ecco, vogliamo commentare questo segnale di Claudia? Intanto saluto Claudia, sì vabbè, adesso quasi lavora in maniera precisa, si cerca di fare le cose giuste, quindi sono contento di aver avuto la possibilità in questo grande club. Ringrazio la società che mi ha scelto, poi il resto lo fanno i calciatori perché la squadra ha dei valori importanti e mettono in pratica ciò che prepariamo durante la settimana. Mister, cos'è che le piace di più? Lo sviluppo della manovra, il fatto che l'attacco segni tanto, il fatto che la difesa non subisca, ce ne sono tanti aspetti positivi di questa Virtus che davvero oggi, dicevo anche nei collegamenti studio stadio, entusiasma anche i tifosi che la vedono sugli spalti. Perché si è creata una bella alchimia tra la squadra, la gente capisce che c'è il sacrificio sotto, perché quando siamo arrivati, l'ho già detto in precedenza, non c'era un bel ambiente perché si veniva in retrocessione, quindi avevamo il compito di mettere su qualcosa di buono, lo stiamo facendo in maniera giusta, però tu lo sai meglio di me, il calcio da stasera bisogna pensare già a domenica, siamo felici, siamo contenti perché questa è una squadra che lavora da squadra, lo si vede con chi entra, con chi gioca meno e quindi per un allenatore penso che sia il massimo, però dobbiamo continuare a lavorare in maniera serena perché il risultato ci aiuta e perché dobbiamo andare sempre a 1000 all'ora perché questa è la nostra prerogativa. Mister, che cosa non è andato oggi, cosa non ha funzionato? Forse soprattutto l'aspetto difensivo è quello che tra virgolette preoccupa un po' di più, oppure c'è tanto merito del Francavilla? No, beh, chiaramente sapevamo di venire ad affrontare una squadra forte,
Il risultato poi è molto largo, chi ha visto la partita comunque sa che ci sono stati degli errori da parte nostra che sicuramente da martedì dobbiamo andare a correggere, perché è chiaro che trovando squadre forti e facilitando comunque dall'inizio della partita in quella maniera lì, poi dopo la partita per loro diventa in discesa e per noi diventa una montagna molto molto ripida da scalare. Purtroppo oggi è finita così, ma da martedì appunto ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo ancora più forti. È andata male anche al Real Forio, sconfitto 2-0 dal Nola. Vediamo come gli highlights. Buon pomeriggio e benvenuti amici di Nuvola TV in diretta dallo stadio San Clemente di Casamacciano. Parte Nola. Poi ancora una castagna che prova a intervenire sul portiere, un retropassaggio sbagliato. Ha fatto 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime 3. Arriva nel frattempo la conclusione verso lo specchio, bloccata facilmente da Pellino. Pallone poi per Di Meglio a far correre Castagna, bene questo schema, il pallone all'indietro, arriva per Tomasin in aria, lo stop, Tomasin sbaglia tutto Tomasin, occasionissima per il Forio, poteva già tirare al volo Tomasin direttamente. E quindi il Nola che si porta in avanti ancora con Pozzebon, pericolo ancora Pozzebon, il tiro, la paratissima e poi il gol del Nola. Ha segnato il Nola, è passato in vantaggio, c'è stato il tiro, era intervenuto Mazzella in qualche modo, poi alla fine i giocatori del Forio non sono stati veloci nel liberare l'area, già Mazzella aveva compiuto un miracolo precedente e alla fine è arrivato il gol da parte del Nola che sblocca il risultato al minuto 38, ancora il 17. Arriva lo spiovente al centro, il pallone passa, poi ancora un'occasione Mosca, ancora una volta un'occasionissima per il Forio fallita dopo una conclusione. Nel frattempo in questo momento l'arbitro decreta la fine del primo tempo, squadre a riposo, Nola 1, Forio 0, l'appuntamento è per il secondo tempo. Pallone in avanti ancora per Di Lorenzo che tenta la conclusione a giro, la para facilmente e quindi si riparte. Poi il palo colpito dal Nola, occasionissima questa, poi Peruso non riesce a fermare il proprio dirimpettaio e così si invola verso la porta, ancora un dribbling, il tiro, la parata di Mazzella, una percussione da parte di Filosa, l'ex della partita. Palla poi in avanti che passa bene ancora per Di Lorenzo, la mette al centro di Costanzo, poi cincischia troppo, poi Mosca, tiraccio. E anche qui occasione per il Forio al 18esimo. Salta il proprio marcatore ancora Castagna in area di rigore, Luigi Castagna, tenta la conclusione, respinta il portiere ancora Castagna in area di rigore, ancora Luigi Castagna, il tiro purtroppo stavolta completamente sbagliato, termina oltre la linea laterale. Arriva lo spiovente, il tiro, il gol. Il 2-0 da parte del Nola, la deviazione sotto porta quando siamo al 40esimo, calcio d'angolo perfetto, c'è stata la deviazione sotto porta che vale il 2-0 del Nola e anche chicca al Camone. La conclusione di Mosca, il tiro che su cui c'è il velo da parte di Acosta, ma tiro centrale, tutta sospesa, approfondiremo questi ed altri temi. Frattempo ancora il Forio con Mosca in area di rigore, Mosca ancora una volta un'occasione sbagliata, ma non c'è tempo per battere il calcio d'angolo perché arriva il triplice fischio da parte del signor Ruggero che mette fine alle ostilità. Al termine della partita il Nola vince per 2-0 contro il Forio, un gol per tempo. A proposito di sport, vi ricordo ancora una volta, lunedì sera alle ore 21, poi in replica 30 minuti dopo la mezzanotte, domani martedì 24 settembre alle ore 14:50, appuntamento con la prima puntata del nostro nuovo format di approfondimento sportivo Nuvola Sport con Valerio Pero, ospiti in studio, immagini, interviste, commenti di dibattito e riflessioni assolutamente da non perdere. 21:15 per chi ci segue di lunedì, subito dopo la salute degli occhi. Adesso previsioni meteo.
Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà il graduale allontanamento verso est della perturbazione giunta sull'Italia. Anche se la pressione atmosferica resta piuttosto contenuta e quindi un po' di variabilità è ancora da mettere in conto. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, con il ritorno comunque di ampie zone di sereno da nord a sud, però qualche nuvola di passaggio comunque si farà vedere. In termini di precipitazioni il grosso se ne va, però ancora sarà possibile qualche piovasco al mattino al nord-est e poi un po' di instabilità nelle zone interne del centro-sud. Insomma, ci attende un martedì che vedrà il ritorno, diciamo, di ampie zone di sereno, però ancora qualche piovasco al mattino sul Triveneto, ma si allontana. Qualche acquazzone, forse qualche temporale nelle zone interne dell'Italia centrale e poi vi segnalo qualche piovasco sulla Campania, la Calabria Tirrenica e anche nel Salento. Per il resto, come vedete, le schiarite non mancheranno e come temperature valori anche abbastanza miti, nei prossimi giorni si ripunta al sud anche verso i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. È tutto, il TG torna domani, martedì 24 settembre alle 20.30. Vi ricordo che siamo poi in replica anche a mezzanotte, le 8 del mattino alle 14. Arrivederci.